Ok ragazzi, ben arrivati, cominciamo subito. Allora, iniziamo, sto registrando, sì. Benissimo, ok, vi ricordo prima di qualunque altra cosa il disclaimer, quindi gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente sessione didattica non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dall'ascoltatore. Ok. E questo è fatto. Andiamo a noi, un attimino che mi sistemo. Luca, ben arrivato anche a te. Ok, allora, questa settimana a quanto pare è iniziata in maniera abbastanza critica, tra il fatto che lunedì, tra che si sta discutendo di Brexit, si aprono oggi di nuovo negoziati con la Cina, Stati Uniti e Cina, tra i problemi vari, la giornata è stata piuttosto indecisa, tra anche perché tecnicamente abbiamo avuto un bel sell-off venerdì, per cui settimana scorsa, per cui c'è un attimino di indecisione su da farsi. Andiamo a vedere intanto i grafici che cosa ci dicono. Iniziamo con il mini S&P. Massimo, ben arrivato anche a te. E allora iniziamo come sempre con il movimento giornaliero. Intanto il sell-off della settimana scorsa dove è arrivato? Si è appoggiato, noi avevamo un'area di prezzo che poteva lavorare come supporto, un primo livello a 2680 e poi tutta una fascia di prezzo compresa fra 2670 e 2655. Il prezzo ha lavorato bene, 2680 ha lavorato come pivot, vedete qui avevamo un massimo, l'abbiamo toccato con il minimo, quindi il pivot tecnico ha lavorato e supporto regge, abbiamo avuto l'inversione del prezzo, abbiamo avuto anche delta positivo, quindi hanno acquistato questi minimi, vediamo però con che tipo di liquidità. Liquidità interessante, ma siamo ancora negli standard, anzi abbiamo avuto dal punto di vista dei volumi, abbiamo avuto addirittura una divergenza col prezzo perché abbiamo avuto una riduzione, quindi praticamente un pullback, chiamiamolo fisiologico, perché si incrociavano su questo livello, si incrociavano e la trend, l'area rialzista e il pivot e il supporto, quindi l'hanno difeso in qualche modo, ma senza troppa convinzione. Ecco, i volumi non sono molto alti. Dal punto di vista dell'open interest, anche in questo caso abbiamo calo di open interest, quindi conferma il fatto che è stato un pullback che potremmo definire fisiologico, ma non realmente. Non voluto, ecco, questo è errato dire non voluto, ma comunque non affidabile al 100%. Ecco, possiamo aspettarci magari qualche falso segnale, un ennesimo retest e poi da lì qualche falso segnale, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Però, stando così i segnali, non mi fido al 100% di questo pullback, per cui aspetterei di vedere che cosa succede se andiamo a testare la zona di resistenza, che come vediamo sul grafico giornaliero coincide con questa zona di accumulazione fra 2700 e 2729 e mezzo e 2732. Questa sarà l'area su cui dovremo decidere se ripartire con il long o con lo short. Questo nel caso in cui domani dovessimo continuare a muoverci a rialzo. Oppure potrebbe succedere un'altra cosa, ancora siamo alle 18:37 ora italiana, ancora l'America è aperta. Potrebbe succedere che chiudiamo sotto la linea del vivo, a quel punto tecnicamente abbiamo già confermato la resistenza, quindi potremmo continuare a lavorare a ribasso. Vediamo, perché dipende, ovviamente i dati finali ce l'avremo a fine sessione, dovremo poi valutare a fine sessione o domani mattina perché avremo dei dati più chiari. Intanto io mi aspetto, visto che comunque durante la giornata stiamo comprando, ora lo vediamo meglio anche con i riferimenti sul grafico orario, ma se stiamo comprando comunque un retest dei massimi, me l'aspetto, quindi la nostra resistenza mi aspetto che venga ritestata e lì decideremo se rompere la resistenza, avviare il long di lungo periodo o meno, anche perché
Guardate, qui è una zona molto importante perché questa resistenza non è solo locale, ma è una resistenza di lungo periodo, cioè da qui praticamente si parte con lo swing di lungo periodo, quindi l'inversione è importante, è vera e propria. Siamo tornati su livelli da cui era partito il sell-off di fine anno, per cui ci vorrà, ecco, non è un livello facile da rompere, ma ci vorrà parecchia liquidità, ci vorranno tante buone intenzioni che in questo momento, però guardando sia l'open interest e guardando anche la liquidità, buone intenzioni non sono così palesi, non ci sono ancora. Quindi mi immagino in realtà che si rimanga qui compressi laterale tra il 2735 e il 2700, circa 280-680, questa zona di prezzo. Magari lateralizzeremo un pochino qui per costruire eventualmente un buon supporto nel caso in cui si voglia ripartire. Quindi vedremo poi come si svilupperà tutto il movimento. Intanto per oggi sembra che abbiano acquistato, andiamo a vedere se abbiamo indicazioni più chiare con il grafico orario. E allora abbiamo avuto intanto all'apertura americana abbiamo avuto delle pressioni ribassiste molto forti e si sono mantenute, abbiamo avuto una divergenza, questo è vero, ma prevalentemente si è generato delta positivo come abbiamo visto sul grafico giornaliero, ma i big quando sono entrati in realtà sono entrati spingendo con le vendite, in sostanza si è cercato di mantenere il prezzo laterale, quindi si è evitato perché avevamo chiuso la giornata del... Scusate un secondo, ok, siamo qui. Avevamo avuto settimana scorsa un movimento rialzista, quindi ovviamente tutti cerchiamo di comprare, diciamo che hanno tenuto a freno questa voglia di long, bloccando il movimento, bloccando le spinte rialziste, per cui sì, i piccoli abbiamo acquistato, ma i grandi hanno lavorato contro di noi, difendendo la nostra resistenza. Quindi questo già mi dà ancora più motivo di dubitare del rimbalzo che abbiamo avuto su quel livello di supporto. In ogni caso, cosa potrebbe succedere? Come dicevo, ho un retest della resistenza. Picciolisco un attimino, ho un retest della resistenza 2729 e mezzo, diciamo 2730-2732, che qui vediamo a livello settimanale, la vediamo meglio come è stata costruita quest'area. Tutto questo blocco di liquidità che costituisce anche il nodo del POC settimanale, mi aspetto che potremmo andare a testarlo e poi lì si deciderà il da farsi, oppure, come stavo già per dire guardando il giornaliero, avevo un attimino accantonato l'idea, ma la riprendo perché sul grafico intraday si vede meglio lo sviluppo della situazione. In realtà un piccolo test possiamo dire di averlo fatto. Il prezzo non è arrivato neanche al 2727, quindi non abbiamo toccato i minimi di questa resistenza, ma si reagisce poco, poco al di sotto. Le spinte sì, sono state interessanti all'apertura dell'America, ma ricordiamoci con delta negativo, quindi sembra che abbiano fatto una correzione, ma l'intenzione, stando così le cose, sembra essere ancora ribassista, per cui in realtà potremmo già muoverci a ribasso da adesso senza bisogno di ritestare la resistenza. Mi sembra molto probabile come scenario, vista la condizione generale, a meno che domani mattina non cominceranno ad acquistare come i pazzi, ma al momento non sembra proprio questo lo scenario. In ogni caso, abbiamo il nostro livello, anche perché poi l'apertura della settimana, vedete, la settimana scorsa aveva chiuso sui massimi, confermando una certa forza comunque, mentre questa settimana apre debole, quindi c'è stata un po' un cambiamento di opinioni, diciamo così, sul mercato. Intanto possiamo evidenziare una zona nodale in cui non abbiamo una vera e propria direzione, e la delimitiamo così, 2700, facciamo 2712 e 2706. Questa è la zona su cui stiamo lavorando, stiamo costruendo qui per il momento il POC settimanale. Al di sopra del 2712 potremmo comprare tendenzialmente verso con target la resistenza, ma appunto, come dicevo prima, molto più probabile lo short, quindi sotto 2706 potremmo vendere con i vari riferimenti di target 2700, tanto per cominciare, poi il minimo settimanale attorno al 2685, dove poi troviamo il supporto principale, quello di lungo periodo, e lì può partire anche un movimento ribassista importante. Intanto a livello di
intraday di trading veloci o con l'estensione con il 1020, qualcosina si può grattare. Andiamo a vedere il Nasdaq, che vedo che anticipa un po' i movimenti degli altri indici. E allora, anche qui correzione molto interessante, vedete, la liquidità aumenta in corrispondenza dei movimenti ribassisti, quindi anche qui la resistenza storica, quella che ha avviato, perché tutti gli indici praticamente si sono fermati sulla resistenza da cui è partito il sell-off, hanno rispettato, devo dire, l'analisi fatta lunedì scorso perché hanno toccato la resistenza e poi da lì hanno fatto tutti un pullback a ribasso. Si potrebbe ritestare quest'area confermandola quindi come resistenza vera e propria. In questo caso abbiamo anche un livello locale che ha abbassato la resistenza nel breve periodo attorno a 7.200, quindi diciamo il prezzo tondo 7.000 potrebbe non essere breccato, quindi potremmo ancora avere qualche movimento rialzista, ma ci potremmo fermare sotto il 7.000. Mentre come supporto eventualmente dobbiamo attenzionare questa fascia di prezzo fra 6.890, l'evidenzio col verde, e il 6.862, perché qui comunque abbiamo costruito localmente dei supporti. C'è anche il POC mensile, quindi se dovessimo rompere 6.862 andremo in estensione attorno a 6.788, 6.800, quindi andremo a colmare questa zona in questo momento ancora vuota di capitali. Se dovessimo rompere anche il 6.788, allora il target sarà direttamente il nodo mensile a 6.698 e oltre. Quindi vedremo un po' come si svilupperà tutta la situazione. Nell'immediato però dobbiamo uscire da questo impasse. Vediamo sull'orario che cosa si sta architettando qui. Allora, sul Nasdaq, anche sul Nasdaq, oggi, ecco, a differenza dell'S&P dove abbiamo visto spinte ribassiste anche oggi sul Nasdaq si è acquistato in realtà, quindi abbiamo sia spinte positive da parte dei piccolini, ma sia spinte positive anche da parte dei big. E non ancora sufficienti in realtà perché sono piccole spinte, quindi non sufficienti per controbilanciare tutta la situazione, ma facendo il quadro generale. Ok, le spinte date nella giornata di venerdì potrebbero essere anche semplici chiusure, scusate, delle posizioni in acquisto precedenti, quindi è rimasto un dato isolato che oggi comunque hanno negato, quindi stanno costruendo una figura, quindi la figura del testa e spalle, infatti, figura di testa e spalle che potrebbe, anche in questo caso, sì, confermo, stavo riflettendo un attimino sulla distribuzione generale, potrebbe portare ancora a test della nostra resistenza, come abbiamo visto prima, che ora si è abbassata a livello settimanale all'area attorno a 6.991 e mezzo, 92, siamo qui, quindi alla fine dell'accumulazione potremmo ritestare questa zona, ma guardando il movimento che ha già fatto il prezzo, sembra confermare il rifiuto che si trova di sotto, per cui tra 6.958 e 6.991 e mezzo, conferma quest'area, apre basso, eccetera, eccetera, quindi direi che la spinta rialzista data oggi dall'America da sola non basta per dare una dire per imprimere un movimento direzionale al mercato. Quindi vedremo cosa succederà anche qui. Intanto, cosa dire? Abbiamo una prima base d'appoggio, ci abbiamo già fatto reazione con i minimi odierni ed è il supporto creato dall'accumulazione fra 6.906 e 6.897. Stiamo comprimendo il prezzo in questa zona, magari vedremo un po' di un triangolino e poi vedremo il prezzo esplodere. Esplosione a ribasso, stiamo attenti perché abbiamo delle aree di supporto a 6.880 il primo e poi il supporto settimanale vero e proprio, che è tutto questo blocco che va da 6.870 a 6.852. 51 e mezzo, 52, tutto questo blocco qui. Quindi, movimento ribassista, mi aspetto che possa arrivare di nuovo al test del supporto o quantomeno del 6.881 e poi lì vedremo se si vuole invertire il trend a ribasso oppure ci dovranno essere difese di quest'area e quindi ulteriori accumulazioni per spingere al rialzo e attaccare la resistenza.
Ok, oggi sono stanca, sentite la voce che è un po' in affanno. Allora, andiamo avanti con i titoli europei, Eurostoxx. Sempre iniziamo con il grafico giornaliero, prima di tutto. E allora, dal punto di vista del movimento del prezzo, anche qui abbiamo avuto lo stesso tipo di movimento, quindi testa della resistenza, pullback del prezzo, addirittura qui abbiamo toccato anche qui abbiamo toccato un buon supporto a 3.117 e sì, si rimbalza da lì. Anche qui spinte negative abbastanza forti, vedete, sono anche delle belle colonne di liquidità a confermare questa direzione ribassista, per cui domani potremmo, non mi aspetto in realtà chissà quali movimenti rialzisti perché ho visto poi le reazioni nell'intraday, dovremmo già proseguire con lo short, però ci potrebbe essere ancora qualche piccolo movimento rialzista, ma stiamo attenti perché l'orientamento generale è prevalentemente in vendita. Andiamo a vedere anche gli open interest, addirittura qui stanno aprendo tante posizioni in overnight, quindi credono in questo short, per cui che dire, dovendo scegliere, puntiamo sullo short che non sul long. Intanto la resistenza più bassa tra 3.165 e 3.180 l'abbiamo testata con i massimi di oggi, abbiamo testato il VWAP, abbiamo lavorato la zona del POC, per cui da qui effettivamente può partire un movimento ribassista. Il superamento dei massimi odierni invece attiverebbe l'onda rialzista, quindi con retest possibile della resistenza principale a 3.003. Vediamo sempre l'orario per avere maggiori conferme. E allora, anche qui settimana che apre veramente molto debole rispetto alla settimana scorsa che aveva costruito questo POC così alto, così bello, ma questo POC ha lavorato proprio da resistenza. Che cosa potremmo vedere? Andiamo ad evidenziare tutta la resistenza locale. Allora, cosa stanno cercando di fare? Spinte ribassiste molto forti fino a tutta la giornata del 7, poi qui sui minimi comprano in effetti, ma potrebbe essere semplice chiusura delle posizioni. Oggi un acquisto, ma molto molto debole. Un acquisto molto debole, che cosa abbiamo avuto? Poi è una netta preponderanza da parte delle vendite. Cioè, il mercato si è girato completamente, quindi sì, anche qui si sono girati completamente, erano così entusiasti, ma è successo qualcosa evidentemente che ha fatto cambiare idea. Per cui, ok, anche qui sì, movimento ribassista, ma vedendo un po' tutta la costruzione, vedete, abbiamo con i massimi odierni, abbiamo, no, così troppo. Abbiamo ritestato quest'area di accumulazione e l'abbiamo confermata come resistenza, quindi confermo dal mio punto di vista anche per l'Eurostoxx la difficoltà ad attivare un movimento rialzista per domani, o se mai ci fosse sarei particolarmente attenta perché potrebbe essere una trappolina. Mi immagino piuttosto una prosecuzione a ribasso direttamente da qui, perché hanno corretto ma con poca convinzione, i volumi calano in generale, quindi non stiamo accompagnando questa correzione, quindi dovremmo estendere ulteriormente a ribasso. Attenzione però al test del supporto settimanale, che è la zona che vediamo qui evidenziata dalle accumulazioni, compresa fra 3.136 e i 3.125. Questo è il supporto locale, per cui qui potremmo ancora avere un pullback o potremmo avere anche una difesa del livello di prezzo e potremmo poi vedere caricare gli acquisti e avviare un'inversione di tendenza. Vedremo. Non mi aspetto comunque, non ci sono le indicazioni per far partire subito il prezzo. Magari sarà anche per i titoli europei, sarà probabilmente una settimana laterale perché serve tanta liquidità per superare questa resistenza, quindi ci vogliono dei giorni di preparazione. Magari rimarremo incastrati qui per un po' di tempo e poi finalmente decideremo. Intanto l'orientamento rimane short, quindi tra i due scenari possibili, quello più probabile sembra essere quello di una ripresa del trend ribassista che non di una sua negazione a rialzo. Il supporto vedo qui che è anche stato reiterato per diversi giorni, quindi un supporto molto forte. Vedremo se continueranno a difenderlo oppure no. Intanto, un po' di margine di manovra per le operazioni veloci, ce ne possiamo approfittare. DAX.
Iniziamo anche qui, movimento giornaliero, anche qui la resistenza importante è stata testata, cioè, meno male sono arrivati tutti sugli stessi livelli di prezzo e spingiamo anche qui a ribasso. Oggi abbiamo avuto, ieri nella sessione asiatica, oggi abbiamo avuto apertura di posizioni di lungo periodo, operazioni multi-day, delta prevalentemente negativo, quindi anche qui si spinge con la vendita, volumi. Qui si impennano in maniera considerevole all'avvio dello short, per cui ogni pullback rialzo è buono per cercare il punto d'ingresso per la vendita, quindi ogni occasione è buona per entrare short. Cancello un po' di linee perché mi stanno facendo confondere. Ok, allora intanto abbiamo avuto un pullback sul POC del mese di gennaio, quindi è stato testato a livello tecnico. Abbiamo avuto l'inversione, o meglio, il rimbalzo fisiologico del prezzo. Allora, in realtà avrebbe anche lavorato questo POC perché comunque i volumi sono diminuiti, cioè non hanno manifestato l'intenzione di volerlo rompere in realtà. L'avvio del movimento, però, sul più bello, quando si doveva fare la rottura, questa rottura è stata negata. Questo è un fatto, direi, abbastanza interessante. Io mi aspetto alla luce di ciò, un qualche movimento rialzista, visto anche che il DAX è volatile, sebbene gli altri indici sono orientati a ribasso, qui qualche scherzetto a rialzo ce lo potremmo anche aspettare, dove i livelli tecnici, il VWAP o il POC, ma coincide anche con l'area di accumulazioni che abbiamo costruito durante la settimana scorsa, quindi tra 11.160 e 11.200. Andiamo a vedere meglio la situazione col settimanale. Bella figura di testa e spalle in costruzione, sui minimi stanno acquistando, quindi probabilmente completeranno la figura e andando a vedere riferimenti di breve, quindi controllando meglio la situazione, sì, confermo quanto detto prima. Potremmo ritestare innanzitutto, vabbè, dovremmo intanto rientrare nella value settimanale 11.082, dovremmo superare questo livello, poi i veri livelli di interesse, quindi le vere zone critiche, le troviamo tra 11.130 e 11.182, questa è la prima resistenza, e poi rotta questa zona potremmo ritornare in area 11.000, quindi sostanzialmente l'11.200 che dicevamo prima, e poi potremmo tornare a 11.256. Qui poi inizia tutto il nodo del POC, potremmo anche non ritestare il livello tecnico e fermarci qui. Comunque fino a questo range, 11.200-11.250 secondo target, mi aspetto che possiamo arrivarci perché le spinte dei minimi ci sono, quindi un retest in volatilità potremmo farlo. Però è richiesta una condizione essenziale, ossia la rottura del livello di valore a 11.082, perché se il prezzo dovesse rimbalzare qui, quindi dovessimo avere un completamento della figura e sua negazione nell'immediato, praticamente significa che ripartiamo subito con lo short. Quindi da stare particolarmente attenti, però visto l'orientamento mi aspetto che qualcosina, se non altro la prima zona di resistenza, mi aspetto che almeno questa possa essere ritestata prima di una ripartenza a ribasso. Luca, una domanda, pensi che assisteremo ad un altro sell-off del Nasdaq già verificatosi a dicembre e gennaio? Luca, ma in realtà è cambiato realmente l'orientamento? Se noi guardiamo, mi faccio l'idea del mercato guardando il grafico più ampio, quindi le candele giornaliere, come distribuiscono la liquidità, il delta, l'open interest, cioè a ben vedere in questi giorni, cioè dalla settimana scorsa, dal 6 praticamente in poi, abbiamo avuto sempre candele rosse, candele ribassiste. Sì, che come operazioni di lungo non ci sono state aperture di nuove posizioni, ma la liquidità è stata tolta dal mercato. Vediamo volumi, c'è stata una spike di volumi giorno 7, quindi venerdì, sui massimi, poi per lo più è stata tolta. Quindi realmente non hanno. Cioè, è stato un sell-off vero, non hanno sostenuto il prezzo.
È ancora presto per dire se continueremo così oppure no, perché a parte il fatto che oggi abbiamo corretto, comunque continuiamo a non vedere grande liquidità e anche segnali di breve periodo, a parte questa correzione sul DAX che sembra possibile, per il resto non abbiamo visto grandi acquisti, quindi segnali ancora che ci facciano pensare ad una ripartenza long non ce ne sono. Dall'altra parte non ci sono neanche segnali di forte spinte a ribasso. Per cui oggi è un po' presto ancora per dirlo. Io ripeto, mi aspetto in linea generale, come linea di principio, visto che siamo vicino alla resistenza importante, perché qui è partito il sell-off di ottobre, per cui è una zona, un livello di prezzo molto importante. Se dobbiamo romperlo a rialzo o a ribasso, che sia, quindi o perché continuiamo col sell-off o perché riprendiamo il movimento rialzista, quindi invertiamo il trend di lungo termine, io mi aspetto qualche giorno di lateralità e di accumulazione di liquidità più o meno attorno ai prezzi attuali, considerando un po' su tutti, non dico prezzi livelli precisi, considerate l'ultimo swing su ogni strumento, l'ultimo swing potrebbe trattenere il prezzo per tutta la settimana in attesa che si prenda poi una decisione. Vuoi perché ci sono appunto in ballo tante discussioni, ripeto, si riprendono i rapporti, i colloqui con la Cina, poi dal punto di vista dell'America in particolare c'è il rischio di un nuovo blocco a causa del muro, quindi ci sono ancora troppe incognite e i mercati ce lo stanno dimostrando, non c'è sicurezza su niente. Quindi non abbiamo segnali di ripresa. È presto per dire nuovo sell-off? Assolutamente sì, però dovendo scegliere una direzione ancora prevale la direzione ribassista, per cui in attesa poi di sviluppi successivi, ok? Va bene. Questo quindi abbiamo visto anche il DAX. Andiamo a vedere l'euro e la sterlina. Anche qui qualche correzione c'è, ma sì, è vero che la liquidità si mantiene standard, però guardate l'euro, anche qui hanno spinto sui massimi in maniera molto, ma molto aggressiva. È vero che non hanno fatto più altri ingressi per spingere il prezzo, ma è anche vero che non c'era bisogno, è sceso già da sé, non stanno neanche frenando ancora la discesa. Quindi euro messo male, però iniziamo l'analisi come sempre dal grafico giornaliero. E allora, euro arriva a testare i minimi come previsto settimana scorsa, insomma era abbastanza scontata questa mossa. Ritestiamo l'area di supporto storico che era compresa fra 1,1326 e 1,14, qui c'è anche il POC del mese di dicembre. Ritestiamo i supporti locali veri e propri e siamo praticamente, se chiudiamo così la giornata, abbiamo praticamente rotto anche i supporti locali, per cui la propensione dovrebbe essere ribassista. Liquidità standard, non ci sono ingressi importanti. Avevano interessante questo fatto. Giorno 24 avevano provato ad invertire il trend, ad avviare un long, ma come abbiamo visto è cambiato l'umore del mercato, è cambiato il vento e anche sull'euro in questo momento. Non dico che si predilige la vendita, ma in realtà non stanno manifestando interessi particolari né in un senso né nell'altro. Quindi vedremo. Intanto, open interest. Questo è un dato interessante perché dal punto di vista della liquidità non c'è grande liquidità, quindi i big sono fuori dal mercato, però i piccoli che stanno lavorando anche in multi-day stanno comunque acquistando. Vedremo, il livello è critico in realtà. Vediamo meglio sull'orario. Infatti, i grandi hanno spinto tutti a ribasso, i piccoli stanno acquistando come multi-day, quindi o costruiscono una posizione, intanto siamo short, comunque sia siamo short. Poi ci può stare che costruiscono una posizione man mano che il prezzo scende, perché sulle valute fanno queste manovre di costruzione di posizione lungo gli swing, ci sta che magari acquistano, infatti il delta è positivo, ma il prezzo continua a scendere. Che cosa fare in questi casi? Seguire semplicemente il prezzo, perché non sono in posizione multi-day, non sappiamo quando terminerà tutto il giochino, per cui intanto siamo short, abbiamo aperto malissimo la settimana, sui minimi della settimana scorsa, e neanche il test del POC c'è stato, non c'era bisogno perché abbiamo lateralizzato qui alla chiusura di venerdì, si rompono i minimi, si continua a scendere, quindi il mercato non ne vuol sapere ancora di fare qualche pullback. Ritorno sul grafico giornaliero, andiamo un attimino
indietro nel tempo, vediamo se abbiamo delle indicazioni su questi livelli di prezzo, anche perché ragionando anche col VWAP, poi facciamo così per andare un po' più veloci, ragionando con il VWAP che cosa abbiamo? Quindi siamo sulle zone di supporto e secondo la liquidità precedente potremmo anche ritestare l'1,12, 1,12,10, potremmo arrivare qui, qui magari qualche reazione ci potrebbe essere, perché ci arrivavamo con le proiezioni del VWAP, potremmo vedere un qualche pullback, però l'orientamento ancora rimane short. Ok, quindi sull'euro stiamo attenti nei prossimi giorni perché potremmo vedere qualche pullback da non recepire come inversione di segnale, ma semplicemente come correzione. Poi sui livelli attuali vedremo se effettivamente si inverte oppure no, ma è ancora presto per dirlo. Sterlina, iniziamo sempre col grafico One Day. Che cosa abbiamo? Intanto cancelliamo un po' di linee che sono tante. Anche qui, ecco, qui è, mentre sull'euro abbiamo visto comunque un persistere di intenzioni rialziste, anche se da parte dei piccoli, qui invece stanno emergendo 2 giornate di delta negativo, quindi sulla sterlina, sull'euro possiamo avere il beneficio del dubbio, magari avremo qualche pullback, qualcosa per salvare parte delle posizioni, qui invece già ci stiamo muovendo a ribasso. La liquidità com'è? Standard, nulla di eccezionale, spinte ribassiste molto forti sui massimi, poi si lavora con lo standard. Open interest in calo in queste ultime giornate, ma adesso cominciano ad emergere le spinte negative, quindi gli operatori stanno uscendo dalle posizioni multi-day e stanno comunque, avevano provato a comprare, ma le stiamo buttando fuori sostanzialmente, quindi vedremo. Non è detto che si vada short con questa informazione perché potremmo anche buttare fuori qualcuno e poi partire, quindi fare un po' di caccia agli stop. Lo scopriremo vivendo, ovviamente. Intanto consideriamo tutto questo range di prezzo come una zona che possiamo definire no trade perché siamo nel nodo del POC di gennaio, quindi qui in realtà direzione non ce n'è. O si riparte subito con il long, ma potremo comprare solo sopra l'1,29,30, oppure in caso di una prosecuzione dei movimenti a ribasso, noi avremo una base di appoggio attorno all'1,28. Qui dovremmo poi eventualmente fare vedere, potremmo qui vedere qualche pullback, qualche rimbalzo del prezzo e speriamo di avere anche qualche informazione in più su una prosecuzione a rialzo o a ribasso del movimento. Intanto, a livello intraday, che cosa possiamo notare? Che cosa dire, ragazzi? Parte l'apertura della settimana, livelli tecnici, ma guardate qua, spingono e spingono, cioè hanno acquistato per qualche giorno solo i piccolini, da notare. Prezzo che va in laterale, eccetera, eccetera, ma oggi spingono brutalmente, direi, a ribasso. Quindi, che cosa vogliamo fare? Andiamo avanti. Crude. Crude oil, anche qui resistenza critica importantissima. Lo short ci poteva stare, diciamo che era tenuto in conto perché hanno acquistato, ma hanno acquistato in troppi, in realtà erano troppe le posizioni in acquisto. Intanto che succede? Si va a testare il prezzo 52, abbiamo visto che questo prezzo ha lavorato come un prezzo critico nel corso degli ultimi mesi, lo si ritesta nuovamente. E che cosa succede qui? Succede che cominciano ad uscire dalle posizioni, ci avviciniamo anche alla data del roll, quindi facciamo magari un'analisi un po' più particolare. Intanto, leggevo stamattina notizie che c'è stata un vertice riguardo al petrolio. Il ministro egiziano ha detto che un prezzo fair che può andare bene sia per i produttori che per l'inflazione può essere attorno ai 60-70 dollari al barile. Siamo scesi, in questo momento siamo più bassi, però se quella che ha detto il ministro è la verità, dovremmo vedere presto il prezzo tornare su livelli più alti, ma al di là della notizia. Intanto hanno acquistato nei giorni scorsi, in tutta la fase
fase di lateralità si è prevalentemente acquistato, le spinte sono state date in maniera consistente a inizio gennaio, quindi tutto ok per la view rialzista. Qualcosa cambia anche per il petrolio in questi ultimi giorni, in particolare venerdì giorno 7. Si scopre che l'America è diventato il più alto produttore del mondo, aumentano gli impianti di trivellazione, quindi siamo nuovamente a rischio eccesso di offerta e non ci sono volumi particolarmente elevati, ma cominciano ad emergere spinte ribassiste di un certo interesse. È vero che il livello su cui ci troviamo, quindi l'area attorno a 52, che possiamo definire nel range fra 51, ecco, facciamo. Allargo un tantino, ma neanche troppo. Tra i 51 e i 52 dollari al barile siamo in questo range che vedete comprende tre POC mensili, quindi è un livello molto, ma molto importante. Se si vorrà buttare giù il prezzo, lo faremo da questa zona. Se lo si vorrà recuperare, lo faremo anche questo da questa zona. Ok? Quindi è una zona molto, ma molto importante. Dal punto di vista giornaliero, così la liquidità cala, a parte questa spinta di giorno 7, comunque non c'è nulla di rilevante. Abbiamo anche le posizioni open interest, anche qui escono dalle posizioni, quindi per il contratto di marzo non c'è nulla di interessante. Magari se splittiamo i contratti riusciamo a vedere qualcosa di più. Intanto però facciamo un'analisi sull'intraday, vediamo se lì possiamo cogliere qualche informazione in più. E che dire? Allora, un ultimo ingresso potente, interessante, l'hanno fatto alle 11 ora americana del 24 febbraio. Avevano acquistato, il prezzo si è messo effettivamente long, ma senza troppa spinta. Non ci sono spinte importanti, almeno sulla base oraria, non ci sono interventi importanti, per cui il trend rimane questo. Rimane questo. Allora, che cosa potrebbe succedere? Rimaniamo ancora ribassisti. L'apertura è stata pessima, abbiamo aperto proprio debolissimi sui minimi della settimana scorsa. Come per gli indici, anche qui non c'è stata forza neanche di ritestare i livelli tecnici. Abbiamo il POC attorno a 53,90, non ci siamo arrivati a testarlo. E che cosa potremmo vedere? Allora, intanto siamo sui minimi settimanali, vediamo se hanno fatto qualche giochino sporco qui. No, in realtà spingono, ecco, il prezzo, attenzione. Allora, hanno rotto i minimi con le belle buone intenzioni. Vediamo anche dai minimi precedenti com'è la progressione, quindi 106.000 con 103, abbiamo un calo. Mentre, sì, abbiamo un calo, abbiamo rotto i minimi precedenti con un calo della pressione ribassista, però, ok, che cosa si potrebbe creare così? E si potrebbe prima spalla, la testa, seconda spalla, potremmo vedere un po' di correzione. Ok, ci potrebbe stare la correzione. Stiamo attenti però che la correzione, quindi hanno rotto i minimi precedenti, hanno dato due minimi, uno e due, due minimi settimanali, hanno dato un segnale ribassista, classica caccia agli stop, eccetera, eccetera, figura a cui ormai direi che ci siamo abituati un po' tutti. Cosa potremmo aspettarci a questo punto? Allora, direi che potremmo aspettarci, visto che siamo ancora short, ma la pressione, la spinta ribassista si è un po' leggermente indebolita e siamo su quel livello di supporto importante, intanto una fisiologica correzione ci sta. Correzione, io mi aspetto che possa arrivare magari anche nell'area attorno. Sarebbe bello vedere il prezzo tornare vicino al nodo del POC, ma direi che a livello tecnico, quello del VWAP 53,60 è già un valore attendibile, per cui senza allargarci tanto, ma 53,63, 53,60 tondo e non se ne parla più, fino a qui potremmo arrivarci. Qui poi si deciderà da farsi, perché dovremmo superare un POC, dovremmo superare lì le resistenze locali, per cui si determina l'inversione nel breve termine. Fino a 53,61 un long ci potrebbe stare. Per continuare a ribasso non credo che basti quello che stiamo facendo adesso, perché appunto, come dicevo, c'è un livello critico e quindi qui dovremmo fare qualcosa, per cui al momento non posso dare indicazioni perché a parte questa momentanea, ecco, a parte che comprare supporto, vendere la resistenza, questa momentanea correzione, poi è
presto per dirlo perché siamo stretti tra l'incudine e il martello, quindi non possiamo dire nient'altro. Tutt'al più, ecco, posso fare questo tipo di esame. Allora, vediamo un po', siamo 11 febbraio, il contratto si è rinnovato intorno al 20 di... Sì, ce l'abbiamo la data, sì, merge contro, che si è rinnovato il 22 di gennaio. Ok, andiamo indietro un attimino. Quindi no, maggio 2018, ma voglio gennaio 2019. Facciamo dal 13 dopo le ferie, vediamo che cosa è successo. Allora, questa è la situazione in generale. Se dividiamo i contratti, perché oggi siamo 11, se il contratto scade il 20, siamo nella fase in cui rollano le posizioni, quindi significa che staremo in laterale fino alla fine del mese. Ok, questo col contratto in essere, no, contratto di febbraio, che cosa fanno? Ok, avevano provato ad acquistare per febbraio e fino a qui era abbastanza evidente anche mischiando i contratti. Marzo, la liquidità cala, andiamo a provare il volume, niente di eccezionale, siamo abbastanza standard, stanno lavorando qualche altro contratto, proviamo a guardare anche aprile. Aprile dolce dormire, attenzione, attenzione, allora sembrerebbe per febbraio hanno già dato. Contratto con scadenza il 20 di marzo sono ancora indecisi. Contratto con scadenza aprile hanno venduto. Ok, quindi nel lungo termine qualcuno che lavorava con un'ottica di lungo periodo ha avuto paura. Nel breve periodo non c'è ancora decisione sul da farsi. Torniamo sul contratto di marzo, quindi quello che lavoreremo il mese prossimo, tra fine mese e mese prossimo. Spinte prevalentemente ribassiste su questa zona, come ho visto giorno 7 è stata una giornata che ha raccolto vendite ovunque, ha portato il prezzo nuovamente a ribasso e intanto non c'è sufficiente spinta per far riemergere questo prezzo. Quindi niente, situazione veramente un grandissimo punto interrogativo in realtà, a parte la volontà di vendere palesata giorno 7, per il resto non c'è altro, però ripeto, c'è un supporto molto, ma molto, ma molto importante, per cui una sola giornata di per sé non basta. Aspettiamoci lateralità per tutto il mese, perché se non cambiano gli scenari, sarà questo il quadro più probabile che vedremo sul petrolio, però ci aggiorneremo prossimamente. Andiamo a vedere anche l'oro. Vediamo che cosa fa l'oro. Allora, anche loro, sempre qui se ci troviamo su livelli critici, e come mese siamo orientati a ribasso. Abbiamo avuto un pullback nella zona di precedente supporto, il pullback c'è stato, ma vediamo forti spinte ribassiste che solo oggi, ancora la giornata non si è chiusa, giusto? Però dobbiamo aspettare quindi il dato finale. Però le spinte ribassiste ci sono state, si sono anche un attimo indebolite. In effetti, se chiude così la giornata, dovremmo vedere una ripartenza del prezzo, quindi una nuova estensione a rialzo che, superati i massimi di periodo, potrebbe portarci intorno a 1340-1350 circa in questa zona. Vediamo l'open interest che cosa dice. Open interest oggi è chiuso, ieri hanno aperto in vendita, ma oggi chiudono sempre con le vendite, quindi si sta lavorando nel breve, si sta lavorando prevalentemente in vendita. Andiamo a vedere meglio col grafico orario. Ok, allora vediamo tutto questo movimento. Quindi abbiamo comprato, 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 compra, compra, e poi che cosa succede? Succede che negano il segnale, cominciano a vendere, però non ci sono, vedete, anche nell'intraday, non a parte la candela oraria delle 9 di giorno 1, quindi l'apertura americana di giorno 1, lì hanno venduto, hanno negato i precedenti segnali rialzisti, scusate, bloccano la risalita del prezzo e si fermano lì, lasciano che il prezzo viaggi per i fatti suoi, quindi figure tecniche nella maniera
più classica possibile. Che cosa aspettarci? Allora, qui dove siamo adesso, in questa zona di prezzo, come vedete, c'è poca, non ci sono accumulazioni, ecco, quindi c'è un livello tecnico che è una value area a 1308,80, una value area low, per cui qui il prezzo rimbalza e l'abbiamo visto rimbalzare già settimana scorsa e anche con i minimi di oggi. Si costruisce questa accumulazione attorno al VWAP, poi si prova a comprare, ma niente, niente di che, siamo praticamente flat. Siamo praticamente flat, quindi non c'è in realtà, si sono avvicinati abbastanza aggressivi su questo supporto e poi però lo negano, nulla di che, qui acquistano. E allora, intanto la settimana apre male perché apriamo, o meglio, apre sul POC, però continua la correzione, eccetera, eccetera. Stanno semplicemente vendendo i massimi e comprando i minimi, quindi niente di che, laterale e basta. Quindi non c'è, sono flat totalmente, non c'è una corrente che prevale sull'altra. Su questi minimi hanno spinto a ribasso fino ai minimi, poi qui hanno comprato, quindi hanno bloccato il movimento ribassista per il momento e niente di che, nient'altro. E che dire, qui anche sull'oro, come per il petrolio, bisogna stare molto, ma molto attenti. L'orientamento rialzista di fondo, comunque, come visione multi-day, non è ancora negato perché è stato solo bloccato il movimento, ma non sono stati dati sufficienti segnali contrari per farci pensare ad uno short. Con un'ottica di periodo un po' più breve, però, questo orientamento ribassista potrebbe portare anche ad un retest del supporto settimanale precedente che troviamo attorno a 1302, tutto questo blocco. Cerchiamo di essere un po' più ampi, 1303, 1298 e 4. Non l'abbiamo testato settimana scorsa, magari lo testeremo questa settimana o se lo conferma. Allora, diciamo che finché in questo caso i livelli tecnici lavorano bene, prendiamo come riferimento il 1306 e 4, quindi il minimo della settimana scorsa. Finché quel minimo regge, abbiamo speranze per una ripresa del long. Se dovesse cedere quel livello, dobbiamo stare molto attenti perché potremmo incorrere in falsi segnali, perché in realtà abbiamo uno short affidabile solo sotto il 1298 e 4, quindi o si vende dai massimi, o se no bisogna aspettare che si brecchi questa zona per poter lavorare anche con un'ottica di breve, altrimenti rischiamo appunto di toppare. E nient'altro, ragazzi, sembra così, qualche spinta rialzista, ma poi sembrano in distribuzione, ma senza spinte particolari che facciano propendere per uno scenario piuttosto che per l'altro. Mentre per una ripresa del long, eventualmente in maniera. Ecco, dovremmo intanto rompere l'accumulazione del POC, quindi livello tecnico, dovremmo superare il 1320, ma anche lì, anche per il long, in realtà è abbastanza complicata la situazione, più che il massimo della settimana scorsa, credo che potremmo, ecco, comprare con un po' di fiducia soltanto sopra il 1323, quindi la traversata del POC precedente, la continuazione del movimento, perché qui hanno bloccato tutto il movimento rialzista, per cui se viene sconfitto questo blocco di vendite, allora avremo una prosecuzione a rialzo. Al momento direi che abbiamo poche chance sia in un senso che nell'altro. Ok, ragazzi, quindi questo red gold abbiamo praticamente completato. Quadro abbastanza incerto questa settimana, pochi segnali, poca direzionalità, più che le scalpatine o i trading veloci su valute indice, per il resto non sembra esserci indicazione di sorta. Va bene, chiudiamo qui. Io vi ringrazio per aver partecipato e ci vediamo mercoledì con il live e lunedì prossimo con l'analisi. Ancora una volta ringrazio Fondex che sponsorizza i nostri appuntamenti e vi auguro una buona serata. Ciao ciao!